A tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi faremo un make-up. Sto uscendo, non so dove sto andando sinceramente, ma siccome devo uscire, volevo sistemarmi, darmi una sistemata perché ho messo il maglioncino, quello di Camaïeu. Non so se avete visto il video haul, in caso ve lo linkerò. Dovrebbe essere di qua, dovrebbe essere, o di qua. Questo è il dilemma. Devo guardare quando poi vedrò il video già bello fatto, perché lo fa la mia amica. Vedrò da dove devo segnare il dito. I capelli li vedete da pazza, perché ancora li devo sistemare ovviamente. Allora, ho preso alcuni ombretti della MAC e vediamo cosa riusciremo a fare. In poche parole, io vorrei utilizzare questo colorino qua. Quindi vediamo come ombretto di transizione quale possiamo utilizzare. Oggi non metto la parte, non metto l'ombretto, non metto l'ombretto perché voglio andare subito con l'ombretto della MAC. Abbiamo o Satin Top oppure quest'altro. Questo è Satin Top e questo invece è Aux. Che dite? Io direi più Aux, questo qui. Allora, lo voglio mettere. Dove sono i pennellini nuovi? Pennellini nuovi, sono qua. Allora, lo voglio mettere su tutto l'occhio. Allora, iniziamo a metterlo nella piega dell'occhio, quindi questa apertura qua. Allora, io ho molti ombretti della MAC. Ma avendo tante e tante prodotte, non riesco mai a utilizzarle tutte, ovviamente. Quindi mi limito sempre a utilizzare le altre cose, tipo le novità. Sapete quando escono nuovi prodotti? Perché non so se ve ne state accorgendo. Allora, vi stavo dicendo che sono uscite tante e tante palettine di vari brand. Io sinceramente non sto prendendo niente perché il packaging non mi colpisce. Come ombretti va bene, ho abbastanza e quindi mi sto risparmiando questi soldi. Capita raramente, ma questa volta devo dire che non mi sta piacendo niente. Infatti ho i buoni di Sephora sia per quanto riguarda mio marito che mia cognata, che quello del compleanno, perché io sono una Sephora Gold, non sto riuscendo a spenderli ed è stranissimo perché. E niente, no, non riesco, non riesco. Non so se vi capita anche a voi la stessa identica cosa. Io ho una tosse. Ho una tosse stupida, ma stupida, stupida, che non riesco a capire da dove mi sia venuta questa tosse. Allora, io direi di mettere anche un po' di Satin Top direttamente nella piega. È un po' più scuro, quindi lo utilizzerei proprio alla fine dell'occhio, tipo qua. Voi avete ombretti della MAC? Se sì, mi dite quali nomi avete, tipo ad esempio, che so, i 5 preferiti per quanto riguarda la MAC. Io ne ho un bel po', ho delle palettine oltre a queste qua. Questi ad esempio li ho presi scontati. Li ho presi scontati e quindi mi è convenuto. Invece le altre le ho prese nelle cialdine perché il prezzo era scontato su Douglas.
online e quindi le ho prese. In caso vi metterò il link dei video dove faccio vedere gli ombretti di MAC perché ne ho veramente un bel po'. Allora, metterò yogurt, che sarebbe questo, sotto l'arcata sopraccigliare come ombretto. E niente, ditemi cosa state facendo. Oggi è domenica. Non mi ricordo se è 9 o 10 febbraio. Io non so quando poi vedrete questo video perché io li preparo, poi dipende se ho delle collaborazioni o delle cose, poi li faccio uscire piano piano. Io non ho cioè certe volte li faccio uscire a giorni alterni, certe volte mi perdo nei meandri della community e quindi li faccio uscire un po' a casaccio. Voglio mettere qualcos'altro. Che dite? Oh, va bene così. Questo lo vedo, no, questo lo vedo più alzato. Sì. Lo vedo un po' più alto, più alzato, lo vedo un po' più alto a confronto dell'altro occhio. Sì. Io poi ho una fissazione con le parti diverse, non sopporto quando una cosa è diversa dall'altra, sinceramente. Allora, volevo dare un po' di sfumatura. Sempre in quella parte, però non vorrei fosse troppo, tipo quest'arancio qua. Che dite? Non vorrei però alzasse troppo. Proverò. Vediamo come viene. Queste palettine le ho prese da AliExpress. Ecco qui, così. Le ho prese da AliExpress un bel po' di tempo fa, se mi piace. E sono molto buone, però il peccato che non hanno lo specchietto, quindi non vi potete specchiare, mentre tipo che so ve li volete portare in giro, perché c'è sia quella grande così che quella piccola che è così. Quindi se li dovete portare in giro, sinceramente un po' più scomodo. Gli abbiamo dato una giusta sfumatura. No, questo l'avevo già utilizzato, una pennella. Ora dobbiamo vedere se, visto che abbiamo messo questo arancio, se questo doratino ci sta. Voi che dite? Perché se no dovrei prendere. No, di qua non. Io ci voglio provare. Proviamoci, vediamo cosa combiniamo. Ormai che ci siamo, lo dobbiamo fare. Questo è un dazzle e shadow e si chiama I like to watch. To watch. I like to watch. Bello come colore. Mi piace. Ci piace, ci piace, ci piace, ci piace. Ha dei glitter, ma la base sembra tipo un marroncino. Non so se. Lo lascerei proprio così alla fine, bello sfumato. Io direi che siamo a posto così, mi piace molto. Andiamo a piegare le ciglia, oddio, piega ciglia, oddio, piega ciglia. Pieghiamo le ciglia. Questa sfumatura mi piace con l'arancione. Non lo so, che dite? O è troppa? Vediamo, gli metto un po' di panna per smorzare un po'. Che la vedo troppo sgargiante come colore. Fate anche voi così. Prima provate una cosa, poi se
la mixate con altri colori proprio per non farlo, diciamo, diventare troppo forte. Allora, oggi volevo provare un altro fondotinta sono insicura. Forse è meglio che lo provo quando me ne vado solo da mia mamma. No, vabbè. Farò la stessa base di tutti gli altri giorni. Andremo a mettere i due mascara della Essence, questo bianco e l'altro. Noi ci vediamo appena finisco di fare la base, cipria e tutto, ci vediamo dopo. Più tardi. Ciao a tutti, bentornati. Stavo per dire ciao a tutti ragazzi e ragazze. No, allora ho appena fatto la base, se volete sapere come ho fatto la base ci sarà sicuramente un video prima di questo dove vi faccio vedere la base che sto utilizzando adesso. Con i prodotti questi qua dei provenzali e quindi ci sarà tutto lì. Allora, ho lasciato la cipria in posa sotto le mie occhiaie. Adesso andrò a mettere AUX sotto l'occhio, così lo andiamo a sfumare. Andiamo a mettere. Dov'è il pennellino che uso io? Questo qua, quello che uso io. Allora, lo andiamo a mettere sotto l'occhio. Questa base, devo dirvi proprio la pura e sincera verità, mi sta piacendo da morire. Mi piace tantissimo perché mi piace come mi sta, mi piace come dura, dura tantissimo. È un fondotinta che ho nel pottino, questo qua, perché lo volevo provare e prima di provarlo, sinceramente, volevo cioè prima di comprarlo, lo volevo provare. E devo dire che, se non mi sbaglio, questo non rientra nei soldi, cioè sapete tutti che Sephora fa questi sconti 20%, 15%, però non sconta i brand più prestigiosi come Fenty, Huda, e tutti gli altri. Ma se non mi sbaglio, questa marca di questo fondotinta è scontabile, quindi mi sa che prenderò proprio questo fondotinta. Lo sto testando, cioè lo sto utilizzando fino alla fine perché ho altri da testare e poi vediamo in caso lo prendo. Allora, qui ci siamo. Togliamo tutta la cipria in eccesso. Come blush voglio mettere un blush che era rotto, l'ho messo qua dentro perché mi viene meglio a utilizzarlo ed è un color malva, era della Elf, ormai della Elf mi è rimasto ben poco, ma quel poco che è rimasto sinceramente io lo voglio utilizzare perché mi piace tantissimo. Sorrisino falso in azione. Mi piace perché è un malva molto molto particolare. No, voi che dite? Com'è come colore? A me piace. Ah, è carino. Allora, come illuminante voglio mettere una cosa semplice. credo che metterò questo che è sul dorato, che è di Wycon. Se riesco ad aprirlo. Perché ci devo sempre lasciare un'unghia? Questo, che sarebbe lo 02 Gold Apple. E lo mettiamo ovviamente con il pennellino. Sto notando che mi mancano i pennelli, sarà. Li ho lasciati nello scaffale.
Non metto lo spray perché voglio testare questo fondotinta senza spray. Si vede se lo voglio utilizzare senza spray, sinceramente, proprio per vedere com'è e quanto dura senza. Anche il punto luce. Punto luce, punto luce. Sono in fissa con questo punto luce che sarebbe questo qui di Shaka, che dicono sì, è il dupe di quello di Tittarattari. E quindi metterò questo. Vediamo come viene come punto luce. No, forse è troppo bianco. Vabbè, lo metto anche di qua, così ci siamo pure. Metterò quello di Fenty. Qual era questo? Ci potrebbe stare. Ormai gliel'abbiamo messo, ci sta. Non è proprio evidente, evidente, ma sì, devo dire che mi piace anche come sta. Non ho messo il mascara sotto. Me lo stavo dimenticando. Quindi adesso andiamo a mettere un rossetto. Sinceramente voglio mettere uno tinta labbra, non rossetto. Quindi vado a contornare le labbra con la solita matita che io ho qui perché intendo finirla. Siccome è un colore che metto dappertutto, quindi la utilizzo benissimo. Tolgo il burro di cacao che avevo poco fa. Metterò di nuovo questo qui dei Simpson. Mi piace molto. E poi sempre questo che è il 158. Mi piace proprio come contrasto. Bene, ragazzi, allora questo è il risultato finale del mio make-up. Qui con tutte le corna che escono. Adesso vado a fare i capelli. Ovviamente ditemi cosa ne pensate, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto questo make-up. A me piace, a me piacciono gli ombretti della MAC veramente tanto. Io ve lo ripeto, non li uso spesso perché avendo delle palettine nuove, quindi da testare delle cose, quindi diciamo li accantono perché sono dei refilli, però ce l'ho qui nella postazione e quindi li volevo tantissimo utilizzare. Ovviamente ditemi quale ombretto voi avete, così se mi piace il colore e lo acquisto, posso anche fare un video in questo senso. Niente, che dirvi di più? A me piace tantissimo, ditemi se vi piace anche l'accoppiata delle labbra e io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, tutte le volte ve lo dico, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Don't be fine.